Sono lacrime che fanno parte del mio carattere, ormai mi conoscete, capito? Quando provo emozioni forti mi capita di essere così, però è un modo di reagire che ogni carattere, ogni persona ha. Io ero talmente dispiaciuto al momento del triplice fischio che il mio carattere ha voluto quello, ecco, però non... al di là di tutto, penso che tutti eravamo molto rammaricati perché avevamo fatto, secondo me, un'ottima gara e veramente vedevo la salvezza a un passo e quindi mi dispiace tanto. Sicuramente questa partita qua ci ha insegnato tante cose perché comunque ci ha fatto capire che se lottiamo veramente tutti insieme siamo una squadra fastidiosa perché comunque ho visto veramente i ragazzi buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi quella è una cosa positiva perché sappiamo che nel momento, mi auguro che non ci sia più un momento del genere perché eravamo un po' disperati secondo tempo, quindi la disperazione ti porta a fare cose magari anche oltre quelle che uno può. Preoccupa perché sono giocatori forti, è una piazza importante e quindi con tutto rispetto è diverso andare a fare i playout a Lumezzane, come l'anno scorso. E quindi preoccupa, però allo stesso tempo la pressione che hanno loro è alta quanto la nostra. Ecco. Quindi prepareremo la partita, siccome mancano ancora tanti giorni, con la dovuta calma e serenità, perché comunque non bisogna farsi prendere troppo dall'ansia che comunque ti viene perché è uno spareggio importantissimo. Come ho detto prima, spero non ci sia bisogno del mio piede quest'anno, però io ci metterò quello che ci ho sempre messo, non è che altro non posso fare, darò tutto e spero che daranno, no, sono sicuro che daranno tutto anche i miei compagni. Poi il campo purtroppo in due partite può succedere di tutto, se prendi un gol come domenica sotto l'incrocio dopo 20 minuti, cioè, capito, può succedere. Quindi le partite sono fatte di episodi e mi auguro che ai playout l'episodio giri dalla nostra parte.